corona finalmente è tornata qui su YouTube. Scusatemi per i mesi un po' assenti, ma è stato un periodo un po' dove ero molto scarica. Comunque adesso sono tornata e sono tornata con il vlog di Roma, perché finalmente andremo a Romix. E anche perché Roma è letteralmente la mia città preferita in Italia, ne sono talmente innamorata, quindi aspettavo questo viaggio da non so quanto. E appunto vi porterò con me un po' in queste giornate di Romix e di Roma in generale, perché io arriverò lì il giorno prima del Romix, così che mi girerò un po' Roma. Prima di tutto però direi di partire col restauro unghiette, perché ho bisogno di delle unghie stupende per andare a Roma. Andiamo a farci le unghiette e poi inizieremo la nostra giornata pazza per andare a Roma, perché dovremo affrontare un viaggio della speranza per andare a Roma, che ci dobbiamo svegliare prestissimo. In tutto ciò andrò a Roma con la mia agenzia, quindi molto spesso comunque starò sempre a Romix o stand dell'agenzia. Roma la girerò soltanto da sola il primo giorno che andrò, appunto. Pochissimo ho l'appuntamento delle unghiette, quindi è il nostro momento, si va. Sono le 4:50 di mattina. È stata veramente tosta svegliarsi a quest'ora, però ce l'abbiamo fatta. Ho già fatto skincare. Adesso sto mettendo le ultime cosine nella valigia. Ho una faccia distrutta. Adesso faccio colazione, poi proviamo a chiudere la nostra valigia, che non so minimamente se si chiuderà, sinceramente. Adesso faccio colazione. Sono le 5:07. Sto finendo di fare la valigia. Adesso comunque ve la faccio un attimo vedere. Io spero vivamente di riuscire a chiuderla, che ho molta paura di non riuscire a farlo. Ve la faccio vedere. Allora, in questa metà ci sono tutti i prodotti skincare, capelli, quindi qui abbiamo un po' di maschere, poi capelli, spazzole, altre spazzole, detergente, qui abbiamo una trousse con la skincare, frutti per i capelli, 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 capelli. E adesso ci devo anche aggiungere l'ultima spazzola, che non so minimamente come ci starà. Poi qui abbiamo tutto l'intimo e qua ho messo due paia di scarpe, poi sotto vestiti, pigiami, reggiseni, qualsiasi cosa. L'unica cosa che sono sicura è che devo iniziare a provare a chiudere questa valigia. Questo invece è l'outfit che ho scelto, questa magliettina, questi pantaloni stupendi. Questi pantaloni li ho presi poco fa da Brandy, ne sono totalmente innamorata. C'è stata al treno e mi è venuta a prendere la super diva. Ciao. Abbiamo pranzato, poi mi ha truccato lei. Se volete vedere il video andate assolutamente su TikTok, che l'ho già pubblicato. E adesso invece andiamo a fare qualche giretto per Roma, visto che oggi è giornata off e da domani inizia Romix, quindi oggi abbiamo giornata solo per noi due e andiamo a fare qualcosina in giro. Christmas is all about. Lights, please. Sono appena tornata a casa, sono andata a Romix. Sento che non sono riuscita a riprendere molto oggi, sostanzialmente, perché sono arrivata un po' tardi. E comunque una di voi mi è venuta a salutare e mi ha portato un regalino.
Vi prego, mi ha dato una maschera per il viso e una beauty blender. Sta felice, vi giuro, vi amo tantissimo. Se sei tu che stai guardando questo video, oggi è venerdì, ti mando un super bacio. Grazie mille. E sono arrivata nella mia stanzina in cui sarò da sola. Bellissimo. E ora vi faccio un mini room tour. Qui c'è la porta d'ingresso e questo è quello che si vede. Stracarina. Qui appunto posso appoggiare le cose, magari appenderle. Qui ci sono io. Poi qui appendo vestiti, il bagno. Il bagno che per me è la cosa fondamentale in una camera. Che slay, sta carino. Abbiamo tutte le nostre cosine, lavandino, qui doccia, perché stasera voglio assolutamente fare la mia everything shower con tutte le cosine. E qui abbiamo il super letto fantastico in cui ci sarò da sola, ma va bene così. Super TV e una poltroncina. Adesso mi cambio un secondo perché anche perché sono distrutta e anche perché devo andare fuori a cena. Mi metto un po' più calda perché magari rimanere con un vestitino corto non è il massimo. E comunque adesso vi faccio vedere l'outfit, mi cambio un secondo. Ok, quindi outfit veramente stra semplice, pettino bianco tranquillo e jeans normali. Adesso sono le 8:15, 8:30. Pronti per andare a mangiare? Si va. In questo momento sono le 2 di notte, sono tornata in stanza un'oretta fa circa, siamo stati fuori fino a tardi anche perché c'era il compleanno di un ragazzo dell'agenzia che dovevamo appunto festeggiare. Ho preso una pasta buonissima che era praticamente mescolata nella forma del formaggio che si scioglieva, quindi era veramente spettacolare. E poi ho preso la cheesecake al Lotus che era una cosa fantastica, non avete neanche idea. Sono stanchissima, domani mattina la sveglia alle 8 di mattina, stasera devo fare la mia everything shower, ma sono arrivata a casa stratardi e domani mattina mi devo svegliare stra presto, quindi non l'ho fatta ovviamente. Ci vediamo domani mattina, buonanotte. Buongiorno, mi sono appena svegliata, ho dormito 6 ore, non so come farò oggi, credo che marcirò un po' qui a letto prima di alzarmi. Finita, quello che volevo fare adesso era mettermi maschera nei capelli perché devo fare hair oiling stamattina. Io dovrò fare la mia everything shower e poi andare a Romix, infatti credo che arriverò un po' in ritardo, non arriverò alle 11 per niente, credo che scenderò a fare colazione e poi farò hair oiling, anche perché la colazione finisce alle 10, sono le 9:10. Adesso credo che andrò giù con questo top e dei pantaloni, questo sarà il mio fantastico outfit per la colazione, con queste scarpe, questi pantaloni, questo top. Ho anche scoperto che già tutti quanti sono andati a fare colazione, quindi sarò da sola, sarà molto divertente. Le mie compagne di colazione stamattina saranno loro, le AirPods fantastiche. Appena tornata in camera ho fatto colazione con, alla fine c'era qualcuno dell'agenzia di sotto, quindi sono stata in compagnia. E adesso è arrivato il momento di fare il super hair oiling perché voglio dei capelli bellissimi oggi visto che è sabato. La prenderò veramente molto con calma. Siamo arrivati al nostro momento hair oiling. Chi mi segue ormai sa di quanti passaggi. Comunque, pettinarsi i capelli per 5 minuti con spazzola in bambù preferibilmente. Ho cambiato olio perché ne voglio provare un altro. Oggi sarà la seconda volta che utilizzo questo qua, il miele. Praticamente
è olio di rosmarino con la menta. Proprio dice che è fatto apposta per il cuoio capelluto. Questo qua quindi lo vado direttamente ad applicare in questo modo. Finito di mettere olio, adesso andiamo a bagnare le lunghezze con l'acqua. Andare ad applicare sempre lo stesso olio sulle lunghezze. E poi anche una maschera a vostra scelta. Uso questa qua di L'Oreal. E la lasciamo in posa per un'oretta circa. È passata un'oretta, potevo benissimo dormire, invece ho deciso di fare chiamata con una mia amica. Adesso è arrivato il momento di fare la super doccia, anche perché sono le 11 e io volevo arrivare al Romix per l'una, circa le 13, quindi. Appena uscito dalla doccia sono le 11:40. Questa è una maschera a viso e poi mi asciugherò i capelli. Poi ci trucchiamo e andiamo. E sono ancora indecisa su come vestirmi oggi. E sono indecisa tra queste due. Questa qui Clear Skin. Questa qui invece dona vitalità e idrata. Credo che andremo di Clear Skin. Messa la maschera, volevo fare un secondo di apprezzamento per come ho ridotto involontariamente il mio lavandino. Ok, vi farò vedere l'outfit mentre ho la maschera perché vorrei capire com'è. Questo è il primo outfit e ci sta, però non volevo mettere qualche colore scuro, capite? Sto mangiando le caramelline, sono le mie preferite, quelle le amo in assoluto. Sono fatta la piega un secondo proprio al volo perché è già la mezza, ovvero le 12:30, e io avevo detto che sarei stata lì per l'una. Mi devo ancora truccare in tutto ciò. Finita di truccare, trucco venuto così, mi piace tantissimo. Credo che mi cambierò perché credo che mi metterò il vestitino rosa perché credo che sia un po' più me, anche se questo qui era veramente fantastico e ancora vorrei tenerlo, però secondo me ha più senso se metto un qualcosa di rosa chiaro come mi vesto tipo sempre. Questo qua sarà il vestitino che metterò e ovviamente le mie ciabattine fantastiche. Ho detto che a luna sarei stata lì, invece a luna partirò da casa. Siamo pronti per questo Romix pazzo. Non avevo ripreso il fatto di essere tornata in camera. Comunque, scusate, stavo mangiando le caramelle. Oggi sono arrivata là per circa le 2. Sono andata via verso le 6. Comunque oggi ho salutato alcune di voi. Siete state troppo carine. Io vi giuro che vi amo tantissimo. Era un bel casino in fiera, quindi ho visto che alcune di voi mi avevano scritto che appunto non mi trovavano. E c'era veramente tanta gente. Diciamo che mi mette un po' ansia la troppa gente. Oggi ero un po' bloccata da questa cosa e sono rimasta un po' dietro lo stand. Però verso la fine sono comunque uscita e sono stata un po' con voi. Stasera andrò a cena come ieri, sempre con la mia agenzia. Quasi finito le mie caramelle. Queste qua sono molto triste perché sono le mie preferite. Mi hanno appena bussato alla porta dicendo che mi devo preparare, che mi devo muovere. Sono ancora nel letto. Non lo voglio. Buongiorno, mi sono appena svegliata e mi devo muovere perché la colazione finisce alle 10 e sono le 9 qualcosa e io faccio sempre skincare prima di fare colazione. Skincare, finito di fare tutto, adesso andiamo a fare colazione perché tra poco appunto chiude. Vediamo se oggi sarò fortunata come ieri che sarà qualcuno o dovrò farla da sola. Andiamo. Appena tornata in camera, io di solito la colazione la faccio molto abbondante rispetto agli altri pasti, quindi ho mangiato tutto quello che ho trovato, letteralmente ho fatto tavola rasa di tutto quello che c'era. Adesso volevo un attimo stare tranquilla, non volevo andare subito al Romix perché è veramente pesante anche il fatto che ci sono non 2 giorni consecutivi, oggi è il terzo, l'ultimo per carità, però sono un po' provata da questa cosa, però veramente siete sempre tutte quante carine, quando mi venite a salutare io vi amo tantissimo. Adesso farò un po' la muffa su TikTok, penso. Alla fine ho optato di mettere questo. Finito ultimo giorno di fiera, sono stanchissima, stremata e adesso andiamo a cenare, anche perché oggi veramente non sono riuscita neanche a riprendere nulla, proprio zero oggi, però vi giuro vi ho amate tutte quante un bacione. Adesso andiamo a cena anche perché sono le 8, sto morendo di fame, quindi andiamo a cena fuori.
Sono tornata in stanza, è veramente tardi, sono tipo le 3 e qualcosa. Sono stanchissima, ho appena finito di struccarmi, fare skincare, sistemare la valigia perché domani mattina devo uscire presto da qua. La cena ho preso degli antipasti misti e la pizza. E niente, domani si torna a Milano. Roma mi mancherà tantissimo, Roma è la mia città del cuore, ormai lo sappiamo tutti. E quindi niente, buonanotte. Buongiorno, l'ultima mattinata a Roma, mi mancherà questo sole fantastico, viene già un po' da piangere. Oggi sarà il viaggio della speranza perché noi adesso andremo a fare colazione, ho già fatto skincare, mi sono già detersa al viso tutto quanto. Andremo a fare colazione, avremo un treno che ci porta fino a Roma Termini, poi un altro treno che ci porta da Roma Termini a Milano e dovrei arrivare a Milano verso le 4 di pomeriggio. Diamo il via a questo viaggio della speranza, prima andiamo a fare colazione però perché sto morendo di fame. Colazione, adesso è il momento di truccarci. Non faremo un trucco troppo pesante, anche perché devo fare il viaggio della speranza in treno, quindi non ho minimamente voglia di essere truccata, anche perché vorrei provare a dormire quando sono in treno. Faccio un trucco comunque stra easy. Questo sarà il mio fantastico outfit partenza. Come trucco invece ho messo solo un po' di mascara perché non voglio avere nulla di eccessivo. Questi pantaloni fantastici, stupendi. Poi questo pettino qua. Adesso cerco di chiudere la valigia, sarà un po' un'impresa. Poi comunque tra pochissimo partiamo, quindi ci vediamo lì. È il giorno dopo che sono tornata appunto da Roma e tutto quanto. Lasciare Roma è stata una cosa tristissima da fare, perché Roma è veramente il mio cuoricino. Se potessi ci andrei almeno una volta al mese. Sono innamorata dei romani, di Roma, di qualsiasi cosa che appartenga a Roma, veramente. Eravate comunque stracarine tutte quante. Grazie per i regalini, per gli abbracci, per qualsiasi cosa che avete fatto o dato, perché veramente vi ho amate dalla prima all'ultima. Eravate tutte stracarine, stradolci. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto e io vi mando un bacione.